Buongiorno ragazzi, benvenuti sul mio canale Let's Talk About. Oggi vorrei parlarvi di un profumo veramente ottimo, uscito nel 2018 da una casa per eccellenza, Dolce & Gabbana. Il profumo in questione si chiama Dolce Garden. Il profumo Dolce è uscito in 3 versioni, l'ultima di queste versioni è appunto la versione Garden. Vi dico già che è un profumo veramente particolare, adatto completamente all'estate, ricorda la spiaggia, ricorda le feste sul mare, gli aperitivi sulla spiaggia e soprattutto l'intera vacanza estiva. Questo profumo appartiene al gruppo dei profumi floreali fruttati gourmand. Gourmand cosa vuol dire? È un profumo molto dolce, zuccherino, quasi caramellato. Eppure questo profumo non è assolutamente stucchevole. Vi elenco subito le note di testa. In prima posizione abbiamo il mandarino, la magnolia e il neroli. Quindi come base è agrumata al 100%. Come note di cuore abbiamo ylang ylang, cocco, frangipani. Come note di fondo, sandalo, assoluta di vaniglia e latte di mandorla. Cosa dire di questo mix di frutti esotici? Dolce & Gabbana ha voluto fare un profumo per la prima volta veramente estivo. Dopo il successo di Light Blue, ha voluto interpretare il concetto di giardino fiorito estivo. La sua persistenza è veramente ottima. Come voto di persistenza io gli do un 9 su 10. Sapete che per me la persistenza è tutto in un profumo. Ha delle note veramente molto dolci che lo fanno permanere sulla pelle veramente a lungo, senza essere invasivo, senza essere stucchevole e soprattutto lasciate una scia magica. Il mio voto come sillage, quindi scia, un 8 su 10. Sulla mia pelle questo profumo riesce a durare fino alle 8 ore e nonostante io mi faccia la doccia, riesce a mantenersi molto vivo e molto profondo sulla pelle. I formati in commercio sono sempre 3. Il 30 ml che viene 61,95 €, che è questa versione più piccola. Il 50 ml che viene 78,95 €. Infine Dolce & Gabbana ha deciso di fare un'edizione limitata e quindi non fare il 100 ml, bensì il 75 ml. Al costo di 100,95 €. Ovviamente questi sono i 3 formati di lancio iniziali. Per tutti i profumi, in un certo periodo che sono in commercio, i formati possono variare. Se il profumo è andato bene, si possono variare ovviamente in meglio. Se il profumo invece ha venduto poco, si fanno formati sempre più piccoli. All'interno il profumo è veramente bellissimo. Il packaging del profumo si presenta in questo modo. Ovviamente come tutte le edizioni di Dolce ha il tappo fiorito, bellissimo, il suo fiocchetto ed infine la scritta del profumo con l'edizione scritta qua, Garden. Spruzziamolo. È veramente un profumo molto estivo, un profumo che veramente vi dà voglia di spensieratezza in riva al mare con i giochi d'acqua piuttosto che le piscine. Un profumo che secondo me quest'estate andrà tantissimo, soprattutto per la sua persistenza e per la sua solarità infinita. Io consiglio di andare a provarlo in profumeria perché effettivamente ne vale la pena. Vi avvolgerà da una magica aura di positività. Sono quei profumi che non passeranno mai e la cosa ovviamente molto positiva, essendo lui molto persistente, è che ne userete veramente pochi spruzzi e vi durerà tutta la giornata. Questo quindi era il mio profumo del periodo. È la prima volta che mi capita dopo qualche anno di ricomprare lo stesso profumo per ben 2 volte. Di solito io compro una boccetta, cerco di finirla o quasi, sempre ne tengo un pochino di scorta, dopodiché passo un altro profumo. In questo caso, magicamente, me ne sono veramente innamorata. Il secondo è stato un regalo. Ma io consiglio a tutte le amanti dei profumi caldi, vanigliati, gourmand, di andare a provare questa meraviglia in profumeria, lasciare che lavori un pochino sulla sua evoluzione per una decina, quindicina di minuti. Vedrete che ne rimarrete veramente soddisfatte. Ok ragazzi, il video è finito, spero che andrete a provare questa meraviglia di Dolce & Gabbana. Ovviamente ricordiamoci che tutti i profumi di Dolce & Gabbana hanno una serie infinita di materie prime veramente di altissimo livello. Non meravigliamoci se il prezzo effettivamente è un pochino alto per gli 75 ml. Giuro che ne vale la pena perché, come dicevo prima, bastano pochi spruzzi e sarete a posto per tutta la giornata. Se vi è piaciuto il video, ovviamente lasciate un like e ovviamente se avete voglia iscrivetevi al mio canale Let's Talk About. Un bacione e al prossimo video Let's Talk About.